Amici miei, benvenuti in questo nuovissimo episodio del videogiocatore medio di Fortnite. Ne è passato di tempo dall'ultima puntata, ma nonostante ciò noi abbiamo un sacco di cose di cui parlare, o meglio, un sacco di categorie di persone di cui parlare, come in questo caso del pro gamer. E badate bene che non ho detto il pro gamer, ma il pro gamer, che è tutto un altro paio di maniche. Voi giustamente mi direte: e che differenza ci sta? Che differenza ci sta? Ora ve lo spiego subito. Allora, il pro gamer è una persona tipicamente come lui, un individuo che gioca ad alti livelli molto seriamente con competitività e professionalità, che poi sfocia in azioni di marketing e quant'altro, perché sapete, no, gli sponsor, tutte queste cose qui. E poi c'è il pro gamer, che è tutta un'altra storia. Questa categoria di persone, perché sono tanti, tentano di imitare la prima categoria citata, il pro gamer, ma il pro gamer fallisce in tutto, tutto. Già solo da come il pro gamer gioca, capite già che è tutto sbagliato. Molti interpretano queste giocate spettacolari dei vari pro gamer, quelli veri, per far vedere che sono dei veri duri, delle vere persone strong e dei veri ninja dei poveri. Noterete che costoro se ne andranno in giro a correre per i campi da soli a fare più kill possibili, perché l'uomo vero fa i kill. E li vedete tutti seri, concentrati e soprattutto sbraitanti al massimo. Poi il fatto che se ne vadano in giro per affattacci loro, a correre, no? Tutti di frettolosi, no? Che non vedono l'ora di trovare delle persone, mi fa pensare a quella gente che sta facendo la fila per il bagno pubblico e proprio non gliela può fa più, no? Vorrebbe scavalcare la fila a tutti i costi e correre dritto al cesso. E cosa succede in entrambi i casi? Quello su Fortnite muore miseramente perché vai da solo contro un sacco di persone. Così finisce malissimo. Salvo casi di fortuna e di vera bravura. E quello che scavalca la fila del bagno, ovviamente, si becca una pigna a bocca, per essere generosi. E questa gente non capisce che in realtà l'importante è vincere. Con astuzia, con qualche tattica, va bene, ma l'importante è che sia sensata. No, tu vedi queste persone che iniziano a tentare di fare strane acrobazie, tipo costruire, che so, le torri gemelle in 0,2 secondi. Azioni fighe, per carità, ma fini a loro stesse, se poi dopo non ti fanno vincere davvero. E quando queste persone non vincono, che fanno? Primo, sbraitano, in ogni caso, in ogni situazione che andremo ad elencare. Secondo, danno la colpa a qualcosa o a qualcuno. Se sono da soli in una partita singola, daranno sicuramente la colpa a fattori ambientali come la stabilità del server, la stabilità dell'aggiornamento appena uscito, lo sbilanciamento dell'aggiornamento appena uscito, la troppa fortuna degli avversari, la sua troppa sfortuna, o che so, la terra in Fortnite è piatta. Mentre in squadre, nonostante loro se ne siano andati a fare il rambo della situazione, la colpa sarà sempre dei compagni poco utili, poco risolutivi, poco aggressivi, poco qualsiasi cosa. E la frustrazione aumenta perché poi dopo queste persone perdono totalmente di vista il divertimento, che comunque sia è alla base del videogioco, anzi, siamo più precisi, l'intrattenimento. Manco si ricordano più che è, ammesso che ci sia mai stato. Ma Air Pro Gamer fa anche altre cose oltre che giocare a Fortnite. Tipo andare nei commenti dei video di Fortnite e dire agli altri come giocare. Ora facciamo un esempio che a me è noto e che mi è abbastanza vicino: Pazzox. Pazzox non è di certo ninja, non è di certo il pro gamer dei pro gamer, però è una persona, un giocatore, molto bravo a giocare a Fortnite. E per le azioni che compie, per i suoi modi di giocare, ma anche tutto il diritto di dare consigli agli altri giocatori, perché effettivamente qualche dritta appresa da lui mi ha aiutato a giocare meglio. Quindi sì, non è di certo il top del top dei giocatori mondiali, ma è sicuramente molto bravo. Molto bravo rispetto alla media. E al contrario di molte altre persone più brave di lui, lui riesce a fare una cosa molto difficile: fare dei video, delle challenge che lo mettono in palese difficoltà nelle partite, tipo poter utilizzare una sola arma, cose del genere. Riesce a vincere, a fare azioni spettacolari che io non riuscirei a fare manco per sbaglio. E in più, in mezzo a quelle situazioni critiche, riesce pure a fare battute. In quelle situazioni, riesce a fare battute. Assurdo! Lui ci riesce, è un talento naturale, è proprio bravo. Cos'era il video della Revolver? Arma che effettivamente prima che la rendesse di moda lui era snobbatissima, la usavano in pochi. E che quei pochi che la usavano nemmeno erano tanto bravi ad utilizzarla, perché era un'arma un pochino da prenderci la confidenza, non per tutti. È riuscito a fare delle partite della Madonna. È riuscito a fare un video che poi è stato visto dal mondo intero, con azioni altrettanto spettacolari, con azioni assurde,
una vittoria assurda, e sotto arriva il pro gamer moltiplicato non so quante persone a dire: no, però tu non sai costruire, oh no, ma tu sei troppo lento a costruire, vabbè, ma su PlayStation 4 sono tutti bravi. Ma che stai a di, fallo tu un video così, vincere tu le partite così. E io quando vedo sta gente nei commenti di video del genere penso: a questi gli puoi pure fa ninja, ma questi qui sono in malafede a prescindere, partono prevenuti, non importa, non importa, puoi fare anche 99 uccisioni in una partita in solo senza mai essere ferito, solo col piccone sarai sempre scarso. Sta parola abusata, è abusata, scarso giustamente, perché il pro gamer, nonostante non vinca spessissimo, si sente in diritto di dare consigli, di essere il gran maestro di Fortnite, di dire a gente che vince, che lo dimostra in video, come si gioca. Un po' come se io, grande stella emergente del calcio, mi mettessi a dare consigli a Cristiano Ronaldo su come si gioca. Io, a lui, sul calcio. Forse sul biliardino gli posso dare due consigli, ma no, manco su quello. Quindi, caro Erpro Gamer, tisana, film rilassante, che so, adesso che siamo in periodo natalizio, a voglia te a film rilassanti, e divertite, che a fa ninja ce pensa ninja, che a fa TFUE o come si chiama ce pensa TFUE o come si chiama, e a fare Pazzox ce pensa Pazzox. Nulla di più, è molto semplice. E voi avete altre categorie di fan medi da elencare? Ne sono certo, perché in realtà su Fortnite si incontrano i generi più disparati di individui, quindi fatevi avanti nella sezione commenti, sbizzarritevi, ditemi chi incontrate, che tipi di gente incontrate, e se lo riterrò necessario nel prossimo video ne andremo a parlare. Ma sapete che cosa sarebbe meglio? Se attivaste la campanellina, con quella saprete quando usciranno tutti quanti i miei futuri video. E non solo, nella descrizione del video trovate i link dei miei social, lì rimanete in contatto con il sottoscritto, e non solo, è un supplemento per le uscite dei video, così proprio non li potete perdere manco per sbaglio. Detto questo, io non posso che darvi appuntamento a un prossimo episodio di questa serie, ma soprattutto ad un mio prossimo video.